Terme, ospedale e tantissimi altri punti programmatici. Sono questi i punti inseriti in un documento che Cittadinanza Attiva sta facendo firmare questa mattina ai cinque candidati a sindaco della città. Da martedì poi il futuro sindaco della città dovrà però mantenere fede a quanto firmato. Lilla Piazza Cittadinanza Attiva oggi qui per far firmare ai candidati a sindaci un documento con delle promesse ben precise verso la città di Sciacca. Eh, sì, ci auguriamo insomma, che siano almeno realizzate in parte, non tutte perché sono molto esigenti, diciamo, siamo stati molto esigenti, ma sono tutte cose che sono necessarie alla città eh, perché possa crescere. Quindi noi auspichiamo che vengano eh, prese in considerazione tutte e che si cercano diciamo, anche nelle difficoltà che ci possono essere che vengano realizzate. Noi saremo vicini all'amministrazione all vincente proprio per aiutarle anche a realizzarle nel modo diciamo, migliore. Geromaggio, ovviamente tra queste richieste immagino ci siano le tematiche importanti della città. Allora, le tematiche importanti della città che sono. Nel documento programmatico che oggi sottoponiamo all'attenzione dei sindaci, dei candidati alla carica di sindaco, sicuramente la riapertura delle terme. La riapertura delle terme rappresenta una priorità assoluta se vogliamo finalmente che Sciacca possa essere rilanciata come paese turistico e poi abbiamo un problema enorme legato alla vivibilità nel centro storico, alla mancanza di parcheggi al eh, fenomeno del randagismo, alla mancanza di spazi verdi per eh, i bambini, di spazi eh, per gli anziani, quindi dobbiamo pensare e lo abbiamo esplicitato in maniera assolutamente chiara nel documento anche alle categorie più deboli che sono gli anziani e i bambini. E poi un altro pilastro del documento è rappresentato dalla questione sanitaria. Non si può dire che l'ospedale, gli ospedali riuniti di Sciacca e Ribera sono spoc quando la situazione è quella che conosciamo tutti, di degrado e di abbandono totale, perché c'è una politica che deliberatamente vuole che questo piano si realizzi in questo modo, abbandonare l'ospedale di Sciacca. Oggi la firma, ma ci si aspetta che poi da lunedì si inizi a lavorare quello che sarà il futuro sindaco della sì. città. La firma è un impegno, la firma è, è un impegno concreto volto alla soluzione dei problemi e noi verificheremo che nel corso degli anni e che nel corso dei mesi questi punti vengano affrontati non nella maniera demagogica come fino a questo momento è stato fatto, ma cercando di perseguire tutte quelle strade, tutte quelle direzioni che sono necessarie e fondamentali perché finalmente Sciacca possa avere una qualità di vita degna di essere chiamata tale.